Allora, buongiorno mister, e neanche il tempo di goderci questa bella vittoria sul Palermo, che già si torna in campo, un'altra partita fondamentale e importantissima, no? In questa fase del campionato, una trasferta difficile a Pagani. Un'altra, si torna in campo subito, ma questo penso per i ragazzi faccia comunque piacere, perché comunque giocare è sempre la cosa più bella. E, sì, ci aspetta una trasferta secondo me molto complicata, e lo dice la storia recente di questa squadra, che in casa comunque viene da una serie di risultati utili. È una squadra che ha ritrovato animo, ha ritrovato voglia di lottare, in questo momento ha un'anima. E quindi crede fortemente, come è giusto che sia, nella salvezza, e quindi per loro questa partita penso che sia quasi fondamentale nel loro percorso, no? È una delle tante, però è una partita che secondo me per loro è una partita assolutamente da vincere, quindi dobbiamo prepararci al meglio. Arriveranno un po' arrabbiati per questa sconfitta a Teramo, e quindi sono tutti gli ingredienti per una partita complicatissima. E penso che i ragazzi ne siano consapevoli, e dobbiamo dare veramente, domani dobbiamo dare una grande prova soprattutto di maturità della squadra. E siamo cresciuti sotto tanti punti di vista, e domani dobbiamo dare quella maturità della squadra che dà continuità ai risultati, e della squadra che capisce il momento, della squadra che ha voglia di continuare questo percorso per raggiungere l'obiettivo quanto prima. Si ripete quasi la trasferta di Bisceglie, no? Grande euforia, anche le motivazioni della squadra avversaria molto forti, molto importanti, quindi siamo sulla stessa situazione. Sì, devo dire che se facessimo una prestazione stile Bisceglie non mi dispiacerebbe, magari con un minimo di accortezza in più in un paio di episodi, però quella partita un po' ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca, no? È un po' quella partita che è un po' indigesta per come è venuto quel risultato, perché ci avrebbe permesso di avere un bel filotto di risultati utili consecutivi, quindi ci dispiace, però sarà una partita simile, perché comunque troviamo una squadra, al di là di aspetto anche tattico, che in linea di massima rimarca un po' quel modulo, il campo che da quello che mi è giunto non è proprio un manto, quindi bisogna adattarsi subito anche alle condizioni del campo. Una squadra che ha, ripeto, delle qualità, e che le sta dimostrando tutte in questo momento. Dal cambio di allenatore hanno avuto veramente un rendimento completamente diverso, quindi dimostrazione che il cambio di allenatore ha fatto bene e ha ridato grande, ripeto, grande animo e grande voglia a questa squadra di combattere. Quindi bisogna fare una grande partita, soprattutto sotto l'aspetto dell'intensità mentale e dell'attenzione. Bisogna fare una grande partita con umiltà, non bisogna completamente dimenticare la partita col Palermo, anche perché secondo me proprio sia strategicamente sia per come verrà fuori sarà una partita giocata proprio in modo diverso da tutte e due le squadre, quindi ci dobbiamo preparare a un tipo di partita completamente diversa. È per questo motivo che dico che è una prova di maturità della squadra, cioè la capacità di adattarsi al tipo di partita che la situazione richiede. Mister, la Viterbese ha dimostrato di sapersi adattare molto alle varie situazioni, alle squadre che incontra, no? Faccio un esempio: a Bari abbiamo ostruito più le vie centrali e lasciato qualche cross praticamente innocuo, col Palermo invece li abbiamo pressati molto sulle fasce per impedirgli il cross. Domani si aspetta, proprio dal punto di vista tattico, una partita dove dovrà essere la Viterbese a fare il gioco, la partita appunto, e quindi diciamo il punto un po' più difficoltoso che ha dimostrato di avere, oppure si aspetta una Paganese un po' più offensiva? Guarda, non lo so, secondo me all'interno della partita ci saranno dei momenti in cui magari avremo il pallino del gioco e dei momenti in cui non lo avremo. Di fatto loro sono una squadra comunque molto compatta, e se anche in alcune situazioni può succedere che si abbassino un poco per difendere leggermente più bassi, poi comunque in zona palla nel momento in cui vieni su loro sono comunque molto aggressivi, per indole di squadra è una squadra aggressiva, poi dipende dall'altezza in cui parte questa aggressività, questa aggressione, però sono aggressivi. Noi dobbiamo essere bravi in tutte e due le situazioni. Cioè, ci saranno dei momenti in cui, ripeto, magari faremo la costruzione anche dal basso, avremo il pallino e dobbiamo fare in modo che non sia un possesso fine a se stesso, dobbiamo fare in modo che sia un possesso per muovere la palla, sì, per trovare però l'imbucata e poi andare a far male, e non un possesso semplicemente per dire abbiamo il possesso della palla o quanto siamo belli e quanto siamo belli. Non ci dobbiamo specchiare.
Il possesso può essere un'arma a doppio taglio a volte, e soprattutto con dei campi che non sono perfetti, magari a volte palleggiare troppo dal basso ti può portare a qualche errore di troppo, perché poi una cosa è palleggiare su un manto dove la palla scorre bene, una cosa è palleggiare su un manto erboso dove magari c'è qualche imperfezione che non ti consente di giocare la palla in velocità, o comunque ti costringe a fare due, tre tocchi magari, e quindi perdi sempre quel tempo di giocata. Dobbiamo essere bravi in questo. Poi ci saranno dei momenti, secondo me, dove magari loro spingeranno e dobbiamo essere bravi anche noi a rimanere compatti, a difendere da squadra, come stiamo facendo ultimamente. Il segreto del fatto del prendere pochi gol penso che sia dovuto veramente a un lavoro di squadra, al di là che i difensori stiano facendo molto bene, però proprio il lavoro di tutta la squadra in fase difensiva che sta dando grandi risultati, perché poi al di là dell'intervento del difensore stiamo subendo anche poco proprio a livello di tiri in porte, sì. Quindi è proprio tutta la fase difensiva che in questo momento ci sta dando delle soddisfazioni, e dove siamo migliorati proprio come blocco squadra, e quindi dobbiamo continuare. Questa deve essere una caratteristica che ci deve appartenere, ci deve caratterizzare, perché comunque ci consente di avere sempre la partita viva, e ci consente di non andare sotto, e poi ci consente di sfruttare bene poi le nostre qualità offensive quando andiamo di là. Sì, e la fase offensiva che ci sta dando qualche problemino? No, problemino, sai, ripeto, l'ho già detto, a volte abbiamo avuto qualche problemino, ma ce l'hanno un po' tutti. Quando una squadra difende un po' più bassa è ovvio che qualche fastidio di più lo puoi avere, no? Ci sono linee di passaggio, sono molto più ridotte, chiudono molto gli spazi, quindi c'è meno campo aperto da attaccare. Poi noi non avendo neanche grandi torri, non possiamo sfruttare molto magari la palla alta in area di rigore, a meno che non è una palla veloce. Noi siamo più bravi ad attaccare la palla veloce in avanti, quindi anche quello fa parte della caratteristica di squadra, però stiamo lavorando su qualche combinazione più veloce degli attaccanti, che secondo me ci abbiamo nelle corde, e quando gli spazi sono stretti soprattutto le combinazioni veloci possono essere quelle che come dire, alterano un po' gli equilibri, e soprattutto il movimento senza palla per creare spazio anche dove apparentemente non c'è. Ci stiamo lavorando, io sono convinto che i ragazzi siano centrati, e quello che mi riguarda di più è quello che la mia, non preoccupazione, diciamo l'aspetto che voglio vedere di più domani è proprio questo l'aspetto della mentalità, dell'umiltà nell'affrontare una squadra, anche se è sotto di noi, e nell'adattabilità al tipo di partita che andremo a fare. Secondo me questi sono gli elementi più importanti per domani. Domani mancherà un po', a proposito di questo, il doppio play, no? Mancherà un Palermo, che è l'uomo forse di maggior qualità, e Bensaglia, che è squalificato con Reagga se sbaglio. Quindi Camilleri diventa ancora più indispensabile sulla pulizia del palleggio per cominciare l'azione dal basso. No, Camilleri è importante, come lo stanno facendo adesso anche gli altri centrali in costruzione, ma a prescindere se c'è o non c'è Bensaglia, penso che abbiamo gli uomini per sostituire le assenze in maniera egregia. Sono coerente con quello che dico. La settimana scorsa, se vi ricordate, vi ho detto che in questo momento per fare la formazione non è così semplice, mentre prima avevo quasi delle gerarchie come dire, ben in testa. In questo momento, soprattutto grazie al lavoro dei ragazzi, grazie all'impegno, e lo vediamo poi anche la domenica, anche quando subentrano, anche quando giocano qualche partita, in questo momento non ho alcuna preoccupazione. Secondo me il livello della squadra non calerà molto, almeno non saranno le assenze a cambiare la struttura di squadra, perché chi subentrerà è consapevole, è allenatissimo, e l'ho visto motivato ed è perfettamente in grado di fornire una prestazione alla pari di quello che dei giocatori che magari non ci sono. Quindi le assenze per me proprio sono l'ultimo dei miei problemi. Sono convinto di avere in questo momento una squadra uniforme nelle prestazioni, poi devo fare le scelte, è vero, però anzi sono proprio voglioso di vedere alcuni ragazzi che mi hanno dimostrato in queste settimane la smania di voler giocare. Sono proprio voglioso di vederli in campo, e come ho detto a loro, devono essere loro i primi a voler dimostrare all'allenatore che forse qualche gerarchia che c'è stata fino adesso, forse l'allenatore può rivederla pienamente anche quando quegli altri giocatori rientreranno, perché loro sono pienamente in grado. Ci deve essere anche un senso di rivalsa a volte verso l'allenatore. Io l'ho vissuto da giocatore, l'ho sempre avuto,
dico la verità, l'ho sempre avuto. Quando non giocavo avevo sempre questo spirito di rivalsa verso l'allenatore, per la serie ti faccio vedere, e secondo me deve essere lo spirito giusto dei giocatori verso l'allenatore.